Buongiorno e bentrovati a questo ultimo appuntamento della settimana con eh, Mattino 6, la nostra rassegna stampa inizia subito. Con le prime pagine regionali partiamo dal centro che già vedete nell'edizione di Pescara alle mie spalle, il titolo eh, di apertura del giornale Affitti, c'è cioè chi non paga da 35 anni a Pescara, evasione record nelle case del comune, un terzo degli inquilini non è in eh, regola. Andiamo nel taglio alto atteso domani in Abruzzo, il leader dei 5 Stelle di Maio che svelerà le liste. Del movimento e poi in Abruzzo l'immondizia di Roma: rifiuti c'è il patto per importare 90.000 tonnellate. Andiamo adesso a vedere eh, all'interno del giornale: parla l'esperto per il bonus casa, gli sgravi fiscali eh, in questo anno, eh, bonus ristrutturazioni, bonus unico condomini e bonus ver eh, verde con gli sgravi del 2018 spiegati dall'esperto. Andiamo a vedere anche nelle cronache, Hotel Rigopiano, Valentinetti. Non fatevi giustizia da soli. L'Arcivescovo di Pescara lancia un appello ai parenti delle vittime dopo la commemorazione. Lunedì ci sarà l'incontro con il presidente Mattarella, il 25, invece, l'udienza da Papa Francesco fuggì in manette dopo le botte gli agenti eh, lo hanno preso altra notizia di cronaca che arriva da Pescara e poi nella direzione marittima Moretti lascia De Carolis e ringrazia Pescara andiamo a vedere adesso eh, un'altra eh, notizia sotto la fotografia incendio uccide 140 animali il rogo doloso nella notte ad Abateggio siamo in provincia di Pescara distrutto uno stazzo nella fotonotizia di centropagina la serie B con i biancazzurri in campo oggi alle ore 15. Zeman sfida il passato. Uh, Pescara tenta il colpo a Foggia. Andiamo a leggere la didascalia. Il Pescara in campo a Foggia caccia del colpaccio in trasferta. Gara particolare per Zenec Zeman, artefice del Foggia dei Miracoli negli anni 90, che torna ad avversario allo Zaccheria dopo 23 anni. Non ci sarà zampano a causa dell'influenza per quanto riguarda il mercato. Il fino ha preso il baby Cernaz dal uh, River Plate. Andiamo adesso nel taglio basso, c'è il buongiorno a Bruzzo di Giuliano di Tanna. Il vino fa bene, parola di Harvard e dei nonni. Questa è la prima pagina del centro di Pescara. Adesso passiamo a vedere le altre edizioni provinciali. La prima di Chieti Lanciano Vasto, l'apertura. Spacca l'auto dei vicini dopo la lite, non sopporta il cane e si scaglia contro una famiglia del condominio fermata dai carabinieri andiamo a vedere anche eh, nelle cronache chieti eh, via al dopo beci nella camera di commercio sarà la segretaria eh, generale maria loreta pagliarici a traghettare la camera di commercio verso una nuova presidenza ieri prima riunione dopo la scomparsa di eh, Daniele beci a lanciano 2.000 firme contro la pista eh, ciclabile e poi eh, Chieti il milionario è impiegato ora compro casa dice andiamo a vedere sotto la fotografia Rogo nel palazzo 5 gli intossicati paura d'ortona le fiamme sono partite da un cumulo di eh, rifiuti e poi a centropagina l'iniziativa sempre a Chieti, l'autobus notturno riempie i locali della Movida, nella Didascalia, locali affollati al debutto delle corse notturne tra Chieti Scalo e il centro della città. In tanti hanno scelto di prendere l'autobus per partecipare alle feste tra birra e musica dal vivo. Soddisfatti i titolari delle attività teatine, stasera si replica. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona, il titolo di apertura, ascensori pericolosi in ospedale. All'Aquila il comune ne blocca 5, l'incolumità pubblica va salvaguardata questa la motivazione. E poi andiamo a centro pagina ad Avezzano, gli istituti in vetrina, laboratori solidarietà e innovazione nelle scuole, eh, questo per quanto riguarda gli open day che tutti gli istituti in questo periodo stanno facendo in vista delle eh, iscrizioni. Pescasseroli, neonata morta sequestrata la cartella clinica nelle cronache. La Procura di Avezzano ha aperto un'inchiesta sulla morte della neonata di Pescasseroli ha ordinato l'acquisizione della cartella clinica e degli altri documenti. Oggi ci sarà l'autopsia. Ancora Avezzano, Ferrovie e Tunnel al posto dei passaggi a livello. E poi l'Aquila, maldicenza, oggi il concorso per eh, l'agnesino. Andiamo a vedere ancora le altre notizie. Eh, la finanza onora Rigopiano, l'aquila cerimonia con il comandante generale Giorgio Toschi, proprio per ricordare l'apporto eh, delle fiamme gialle nei soccorsi eh, durante eh, la tragedia dell'hotel Rigopiano. Andiamo a vedere anche la prima pagina eh, di eh, Teramo, sempre per quanto riguarda il centro, il Palasport e a rischio chiusura. Il titolo di apertura Teramo costa. 350 mila euro all'anno e il commissario deve tagliare le spese. Eh, nelle cronache, altra notizia importante, oggi la cerimonia per il nuovo vescovo che si insedia nel Duomo entrano in 660. Il numero limitato di persone ammesse in cattedrale è solo una delle misure di sicurezza che accompagneranno l'insediamento di Monsignor Lorenzo Leuzzi. Eh, notaresco pattuglia, eh, sventa un mega furto da 50.000 euro. Questa è la notizia di Cronaca e poi Giulianova scelte rinviate sulla tassa di soggiorno. Ancora Cronaca, trovata della droga, bar chiuso a Martinsicuro, ordine del Questore dopo il blitz della finanza. A centro pagina, nella fotonotizia invece, troviamo il calcio di Serie C. Il Teramo torna in campo dopo un mese. C'è il eh, Vicenza allo stadio Bonolis oggi alle 16.30 contro la squadra più chiacchierata del momento, quella di Vicenza in profonda crisi societaria. Il tecnico biancorosso Asta ripropone il modulo 4-3-2-1 con Bacio Terracino e Tuglia ai lati di Barbuti sul mercato. Sfuma l'ingaggio dell'attaccante eh, Carletti, e chiaramente eh, sia la partita del Pescara che quella del Teramo. Le seguiremo nel corso di diretta stadio a partire eh, dalle 14.30 circa, subito dopo la prima edizione del TG6, ci sarà la trasmissione condotta. Da Andrea Costantini con i collegamenti dai campi. Eh, proseguiamo eh, sulla mh, pagina Abruzzo, eh, cioè sulla prima pagina del, dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Voto si muove il centrodestra. Pagano Sicuro, Sospiri candidato a pescare, in lizza anche Pelino Caruso e Annalisa eh, Di Stefano. Possibile seggio per Giorgia Meloni, Movimento 5 Stelle. La kermessa Laurum entra nel vivo. Con l'arrivo eh, di eh, Casaleggio. Questo è il titolo eh, sulla politica. E poi andiamo a centropagina. Eh, bambina morta a tre mesi. La Procura apre l'inchiesta. Polemiche sul mancato intervento dell'elicottero. È stata disposta eh, l'autopsia, eh, che sarà eseguita, come possiamo leggere eh, dall'articolo, eh, lunedì in mattinata. L'esame sul corpo della piccola paziente di appena tre mesi di vita, residente a Pescasseroli, è deceduta nei giorni scorsi per cause in corso di accertamento. La Procura della Repubblica di Avezzano, competente per territorio, ha aperto un fascicolo per far luce sulla dinamica eh, dei fatti. Ancora eh, a centropagina, eh, Ortona, inquilini intossicati dal fumo, Palazzo a Fuoco, l'ombra del dolo sul rogo che ha eh, provocato l'evacuazione di 27 famiglie e 5 sono gli inquilini rimasti intossicati. E ancora quest'altro quest richiamo dalle pagine interne, farmacista risarcito dopo 11 anni ripetizione di illegittimi interessi, commissioni di spese e oneri, farmacista risarcito dopo 11 anni di battaglie legali. Andiamo a vedere di spalla ora eh, rifiuti da Roma, la Regione mette i paletti allo smaltimento, un accordo difficile, quello sull'arrivo sull dei rifiuti romani in Abruzzo, particolare attenzione ai parametri ambientali, compresa la qualità eh, dell'aria. Nel taglio basso gli sviluppi eh, dell'inchiesta Rigopiano, nuovi sequestri, indagine infinita. Per chiudere eh, l'inchiesta eh, penale sulla tragedia di Rigopiano manca soltanto il deposito dell'ultima relazione finale dei carabinieri forestali sugli ultimi accertamenti disposti dalla Procura in base a quanto emerso dagli interrogatori ehm, di alcuni degli indagati, quei pochi che decisero di rispondere alle domande del procuratore Massimiliano Serpi e del sostituto Andrea Papalia. Una volta effettuato anche questo passaggio l'indagine preliminare sarà eh, chiusa. Andiamo nel taglio alto. Ehm, le altre notizie, volley e basket, tortona senza stress a Brescia, Norante, devo salvare gli Sharks. In Serie C il Teramo Albonoli si cerca il successo con il Vicenza, in Serie B Pescara la scalata riparte con Zeman oggi a Foggia. Um, ingaggiato Cernas dal River Plate si aggregherà la prossima settimana e l'Udinese di Oddo vuole Zampano al suo posto, torna l'ex Fiamozzi, queste sono le indiscrezioni di mercato. Ora alla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, andiamo a vedere il titolo di apertura. Benvenuto Monsignor Lorenzo, oggi pomeriggio la cerimonia di insediamento del nuovo Vescovo della Diocesi di Teramo, Atria. Vedete proprio la fotografia del nuovo Vescovo. Eh, di spalla troviamo la lettera eh, scritta dai prorettori e delegati dell'Università di Teramo che fanno quadrato attorno al Rettore D'Amico, D'Amico e il suo modello. Di Università eh, di Teramo, eh, questa è la risposta in qualche maniera all'inchiesta eh, che ha coinvolto il rettore per quanto riguarda la TUA. Andiamo a vedere adesso ehm, l'altra notizia di cronaca, chiusa la discoteca 16, Martinsicuro, i motivi: droga pregiudicati e lavoro nero. Nel taglio basso la statale eh, 81, andiamo ad ingrandire, eccola qui, eh, statale 81 Piccina Prutina, le varianti sono tutte un problema, invece poi troviamo per lo sport la serie C, Matchpoint Teramo per inguaiare il Vicenza oggi in campo al Bonolis alle 16:30 questa partita per la ripresa del campionato di Serie C. Andiamo adesso ad aprire come di consueto lo spazio dedicato al nazionale con i principali titoli dei quotidiani italiani, il Corriere della Sera, l'apertura sulla politica, Berlusconi stringe il patto verso il voto, il centrodestra Fa l'accordo anche con i centristi: Grillo frena di Maio, nessuna alleanza. Sondaggio sui leader in testa Gentiloni. Seconda Bonino scende eh, Renzi, eh, questo è il titolo riassuntivo della politica italiana. E poi nella fotografia eh, Shoah e Memoria Liliana Segre, senatrice a vita. Questa la nomina di eh, Mattarella mi ha sorpresa. Troviamo anche il fondo di Ferruccio De Bortoli, come aiutarli, l'Italia dei poveri, invisibili, il 40% delle persone che si rivolgono alla Caritas per avere generi di prima necessità sono nostri connazionali, questo è il dato di Milano su cui punta la riflessione di Ferruccio De Bortoli. Andiamo sulla Repubblica. Il titolo di apertura, promessi a pioggia, la destra con il 38% punta al governo, i sondaggisti sono vicini alla maggioranza nel programma, pure il maxi condono fiscale o la pace fiscale, come la chiama ehm, eh, Matteo Salvini. Eh, poi andiamo a eh, centropagina con questa bella fotografia di Papa Francesco, Francesco eh, con i popoli minacciati dell'Amazzonia. Questa non è una dispensa inesauribile degli stati eh, per quanto riguarda la medicina, scoprire il tumore nel sangue, presentata la biopsia liquida per rivelare otto tipi di eh, cancro. La ricerca per fortuna fa sempre passi avanti. Andiamo sulla stampa, anche qui il titolo di apertura è sulla politica, elezioni, Di Maio si ribella a Grillo, nella Lega il caso Buongiorno, Maroni, io e Bossi combattevamo Andreotti, nel centrodestra 30 seggi ai centristi, diktat intanto per tornare al titolo del fondatore del Movimento 5 Stelle sulle alleanze, ma il candidato tira dritto, ci obbliga la legge. A centro pagina andiamo a vedere la fotonotizia nel cuore del Giappone che sfida l'Alzheimer. Milioni di volontari, case costruite a misura di anziani e tecnologie avanzate contro la malattia del secolo. Uh, andiamo a vedere insieme il Sole 24 Ore, eh, il titolo di apertura. Uh, proroga per lo spesometro, uh, arriva la bozza di provvedimento per il riordino e slitta il termine per l'invio dei dati IVA fissato al 28 febbraio. Obiettivo semplificazione, cumulate le fatture elettroniche sotto i 300 euro. Ancora uh, andiamo in Europa, ok Merkel al piano Macron, subito la riforma dell'eurozona per l'unione bancaria, introduzione graduale della garanzia unica sui depositi, eh, questi sono diciamo, gli accordi sull'asse franco-tedesco. Eh, Poi troviamo la nomina di eh, Segre, senatrice a vita, memoria e testimonianza. Liliana Segre, senatrice a vita, la scelta di Mattarella per non dimenticare la Shoah per questa donna che è stata nel campo di concentramento. Di Auschwitz ed è fortunatamente sopravvissuta. Nel taglio alto il codice della strada, da febbraio la multa arriva via PEC, meno spese, ma attenti alla mail nel focus. Andiamo sul fatto quotidiano adesso. Il titolo di apertura Voto di scambio mancio elettorale a 3 milioni di statali alla vigilia delle urne dopo 8 anni di blocco. Via libera al contratto. Solo il 28 di febbraio, questa è la lettura del fatto quotidiano, le paghe erano ferme dal 2010 e anche una sentenza della Corte Costituzionale del 2015 imponeva allo Stato di porre rimedio. Nel taglio alto la mossa nomine in Rai e in Knell, l'ultima maxi abbuffata, volevano abolire l'ente, ora se lo spartiscono ehm, con la foto del Premier Gentiloni. E poi ecco il piano di Maroni e Berlusconi per far fuori Salvini, il lombardo eh, Bobo pronto a bombardare anche... Fontana, questo per quanto riguarda il centrodestra. Andiamo sul manifesto, il titolo sulla fotografia tradizionale del quotidiano comunista, l'avvelenata. Andiamo a vedere perché l'Italia maglia nera in Europa viola ripetutamente le normative contro l'inquinamento atmosferico che uccide migliaia di persone l'anno. Bruxelles accusa e convoca il ministro Galletti, subito misure contro lo smog killer o partono sanzioni nel Birino Ci sono altri sette paesi dell'Unione Europea. Eh, sotto la fotografia andiamo a vedere le altre notizie, eh, verso il 4 marzo, prima tappa al Viminale, è partita la corsa dei simboli elettorali e i partiti devono scoprire le carte sulle coalizioni. Eh, liberi uguali, Grasso, prime scintille con grillo, sfuma il ritorno in pista di eh, Bassolino. Di spalla troviamo una notizia che non abbiamo visto finora: la Casa Bianca sbianca, rischio shutdown. Trump tratta coi democratici. Ehm, eh, il presidente costretto a rinunciare al Golf in Florida per incontri a Washington con l'opposizione su immigrazione e sul bilancio. Eh, lo shutdown è una norma prevista quando non ci sono fondi certi per le strutture eh, federali, quelle eh, governative, quelle eh, che non sono strettamente eh, necessarie eh, vengono eh, chiuse appunto perché eh, non ci sono fondi eh, sicuri per poterle mantenere operative. Eh, andiamo sul messaggero a centropagina statali arretrati prima del voto sui salari d'Italia indietro nell'Unione Europea il titolo di apertura aumenti ai ministeriali da marzo ma entro febbraio un assegno a saldo del 2016-2017. Negli ultimi quattro anni stipendi pubblici e privati inferiori rispetto alla media europea un assegno sugli arretrati che mediamente sta intorno ai 490 euro. Andiamo a vedere ancora. A centropagina la politica, centrodestra patto a 4, diktat grillo, no alle alleanze, intesa sui collegi, legittima difesa nel programma, paralisi invece sul Lazio. A centropagina, altra notizia che riguarda invece la scuola, scuola le norme per l'utilizzo, studenti scettici, il telefonino entra in classe, accelera l'apprendimento, questa la motivazione. Nel taglio basso l'influenza. Eh, il vaccino che non funziona, molte regioni hanno scelto il trivalente che costa eh, meno ma evidentemente è meno efficace, campagna di vaccinazione che è stata eh, comunque eh, prorogata. Eh, troviamo anche il fondo di Luca eh, Ricolfi, promesse ai raggi X, il paradosso della sinistra sulle tasse. Andiamo sul tempo, restiamo ai quotidiani romani. Zingarettopoli. I guai del governatore del Lazio. Esplode il bubone Sanitaura, Pure la tubercolosi in corsia. L'auto blu, grillini scatenati. Aveva il mal di schiena e si è fatto dare una macchina più costosa. La GAF non riesce ad aprire una bottiglia e se la prende con la Polonia. È incidente diplomatico. Ora andiamo su Libero. Era ora il centrodestra si sveglia e dà un calcio all'Europa. Nel programma firmato da Berlusconi, Salvini e Meloni ci sono revisione dei trattati, stop all'austerità, supremazia delle leggi e degli interessi italiani su quelli dell'Unione Europea e i mini bot un inizio di doppia moneta. Passiamo adesso sulla verità, andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura Zonin se la cava con 346 mila euro, il denaro va ai giudici anziché ai truffati dopo due anni la procura di Vicenza ordina finalmente un sequestro cautelare sui beni degli imputati per il crack della eh, Banca ehm, Veneta peccato che sia una goccia nel mare di un disastro da 6 miliardi e che serva solo per le spese di eh, giustizia a centropagina Scalfari sbugiarda De Benedetti, i soldi per Repubblica non li hai messi tu, ma il Banco di Napoli è senza garanzie. Ehm, poi ritroviamo la notizia dei cellulari a scuola: cellulari in classe, altro colpo alla scuola. Il ministro Fedeli presenta il decalogo per l'uso dei dispositivi elettronici, tutto affidato agli studenti. Questa è la lettura della verità. Sul Secolo d'Italia, il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia, accordo totale sulla foto di Berlusconi, Meloni e Salvini che appunto hanno raggiunto l'accordo um, eh, eh, con la quarta gamba del centrodestra sul riparto dei collegi uninominali. In primo piano nel taglio basso i comici contro gnocchi chiedi scusa alla Petacce e poi centrodestra è già unito, si parte dal programma, gli sbarchi sono calati, fake news dal eh, governo. Su avvenire il eh, L'attenzione è concentrata sul viaggio di Papa Francesco in America in America Latina difendere vita, terra e culture, il titolo sulla fotografia in Amazzonia nella sua prima tappa peruviana, il Papa abbraccia i popoli indigeni e lancia un appello per la casa eh, comune contro lo sfruttamento delle risorse naturali e eh, culturali. E poi eh, la politica Segre senatrice a vita contro ogni razzismo, la sopravvissuta e testimone della Shoah nominata da eh, Matt Proseguiamo con il secolo XIX, il titolo di apertura del quotidiano genovese Movimento 5 Stelle, no di grillo alle alleanze, non esiste, dice il fondatore del Movimento Di Maio non ci sta, costretti da questa legge elettorale, tensione tra il fondatore e il candidato Premier, la Lega litiga sulla buongiorno candidata e poi a centropagina nuovamente il viaggio di Papa Francesco, il Papa in Amazzonia, difendere la terra e i suoi abitanti, l'appello di Francesco che denuncia anche la violenza contro eh, le donne. Il mattino di Napoli ehm, l'apertura ancora dedica dedicata al tema delle baby gang. Eh, ecco qui il titolo Baby Gang ride come in Gomorra. L'aggressione di Ciro imita Jenny Savastano, la cinghia dell'orologio usata da tirapugni. Un video documenta l'agguato del metrosolo, due ragazzi in carcere, una cortina di Omertà, Napoli feroce, scontro De Luca De Magistris. Eh, centro pagina eh, parla eh, l'avvocatessa di Caserta interrogata dall'FBI, io nello studio legale del Russia Gate, ma, eh, ma non ho fatto la spia per eh, Putin. E poi Lega Spaccata, alleanze di 5 Stelle, lo stop di Grillo, Maroni contro il sì alla buongiorno candidata nelle liste della eh, Lega Nord. Ora andiamo a vedere i titoli dei quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. L'Inter prende eh, Rafinha. Uh, il brasiliano in tribuna a San Siro riscatto 35 milioni più bonus quest'estate. Frenata Ramirez, si va su Starridge. Domani, comunque, torna la Serie A con il big match di Milano. Ma impazza il mercato. E nel frattempo la Roma vende anche Geco, Chelsea 60 milioni per la punta e per Emerson Palmieri. Si tratta per Nangolani in Cina, via 2 su 3. Eh, eh, questa è la, è la vigilia diciamo di Inter eh, Roma nel eh, taglio alto invece troviamo lo sci regina sofia cortina e della goggia fon dominata in discesa azzurra e terzo trionfo di fila come dieci anni fa nel taglio basso riparte il duello scudetto Trappola Dea per il Napoli, impegnato contro l'Atalanta, la Juve punta al sorpasso. Sarri a Bergamo contro il tabù Gasperini e col dubbio Amsic allegri. Lunedì invece con il Genoa. Andiamo sul Corriere dello Sport. Il titolo di apertura, vogliono rubarci i gol. Domani il duello tra i due bomber al centro del mercato, il Chelsea rilancia per avere Zeco, il Real prepara il Blitz per i Cardi, ma Roma e Inter fanno muro almeno per ora. Nel taglio alto Marotta prenota due giovani talenti, Juve in mano, Han e Barella, eh, incontro con il Cagliari la prossima eh, settimana per il mh, talento asiatico. Nel taglio basso, Gasperini esclusivo. Io e Sarri il calcio vero. Intervista al tecnico dell'Atalanta. E poi torna la Serie B: tutti a caccia del Palermo. Su tutto sport il titolo eh, di apertura, eccolo qui. Juve Sbrigati, Emre Can Devrai. Eh, se il centrocampista tedesco del Liverpool, eh, scusate, sul centrocampista del, eh, tedesco del Liverpool, i bianconeri devono neutralizzare le mosse di Bayern e Manchester City. Serve un'accelerata anche per il difensore olandese che rientra pure nei piani del, Napol, eh, del Napoli. Eh, Han più eh, vicino. Eh, andiamo invece nel taglio. Taglio Alto per il Torino, Toro ti darò un'anima, queste le parole del tecnico eh, Mazzarri. E poi l'Inter, Cem senza Ramirez, ecco eh, Kovacic, eh, intesa col Barça per il brasiliano, con Real si parla del eh, croato. E il Milan, progetto Sarri per guidare la rifondazione, questa è la notizia. Di, di mercato diciamo anche se riguarda gli allenatori e poi lo sci, goggia fantastica trionfa a, a Cortina uh, adesso ci fermiamo per il break che mh, chiude la prima parte della nostra rassegna, andiamo a vedere prima però le eh, previsioni del tempo per le prossime ore con gli esperti di Metosei, 6 poi torniamo con la seconda parte eh, per eh, approfondire le notizie dalla nostra regione, tra poco Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo dunque alle notizie dalla nostra regione. Lo facciamo aprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Il centro in primo piano in Abruzzo, l'immondizia di Roma Rifiuti, siglato il patto delle 90.000 tonnellate. Questo è il titolo dalla riunione a Pescara, il via libera ai tir per Aielli, Chieti e Sulmona che erano. I siti individuati per il conferimento dei rifiuti romani, dove e quanto in questa infografica Aciam ad Aielli accoglierà circa 180 tonnellate al giorno, la Deco a Chieti 100 e la Cogesa a Sulmona altri 100, il periodo vedete è segnato qui. Eh, continuiamo eh, con, eh, con eh, il quotidiano Il Centro Su questa pagina nel taglio basso Pedaggi, lo sconto non ci basta Per quanto riguarda il fronte dei sindaci Contrari agli aumenti sotto strada dei parchi L'Aquila, Vezzane e Sulmona chiedono di cancellare gli aumenti E poi Abruzzo, troppi casi di influenza C'è la proroga per i vaccini Campagna fino al 15 di febbraio Proseguiamo eh, sempre nelle pagine di primo piano del centro, parte la Tre giorni dell'Aurum, 5 Stelle, le liste svelate a Pescara, parlamentarie e polemiche, il palermitano di Stefano zittisce chi critica, con noi la Boschi sarebbe arrivata ultima. Eh, parla la base venuta anche da Trento, tutti in fila per un accredito, il primo giorno sono già 1500 per il villaggio russo. Nel eh, taglio basso si completa diciamo, il focus su questa iniziativa. Domani di maio Magrillo non c'è, chi arriva al villaggio e il nuovo simbolo. Oggi tocca Di Battista e Casaleggio il movimento Niente Alleanze. Abbiamo già visto in eh, precedenza sulle pagine eh, nazionali. Andiamo ad aprire anche la pagina Abruzzo, sempre sul eh, centro. Zone economiche speciali parte l'Iter. Il Consiglio di Stato dà l'ok ok alla misura del governo per le regioni del sud. D'Alfonso dice è un'opportunità op imperdibile. Eh, andiamo adesso eh, sul messaggero, andiamo a vedere insieme eh, la um, pagina eh, che riguarda l'Abruzzo, eccola, eccola qui, il nodo Candidature, la tela del centrodestra c'è anche la carta Meloni. Con la quarta gamba in campo. Comincia la corsa ai posti in lista tra i papabili Sospiri, Pagano Deramo e di Giuseppe Antonio. Eh, forse Ital eh, Fratelli d'Italia potrebbe schierare, eh, vediamo se riusciamo a caricare eh, la pagina. Eh, magari la vedremo eh, successivamente. Ah, eccolo qui: ecco qui. Eh, vediamo di eh, sistemare il touch che ci si è eh, bloccato, allora eh, vediamo se riusciamo ad andare invece eh, sulla pagina Abruzzo della città, ecco qui ci torneremo sulla pagina del messaggero Abruzzo, eh, per i sindaci lo sconto non basta, caro pedaggi, risposta inadeguata ed inefficiente per il nostro territorio, questa è la notizia principale sulla pagina Abruzzo della città. Poi abbiamo già visto l'influenza con la regione che ha prorogato la campagna eh, vaccinazioni e i controlli del NAS, eh, violazioni e carenze negli ospizi abruzzesi, eh, 150 kg di alimenti non tracciati all'interno di una casa eh, famiglia. Torniamo sul eh, quotidiano Il Centro, andiamo sulla pagina di Pescara dove si parla degli alloggi del comune, affitti ehm, delle case popolari, c'è chi non paga da 35 anni, i tecnici dell'ente svelano i dati allarmanti della gestione del patrimonio edilizio, un terzo degli inquilini non è in regola, i vasi 1,5 milioni di euro, dall'83 ad oggi dalla Commissione Garanzia arriva la richiesta di un giro di vite, gli sfratti per morosità non sono mai partiti, l'amministrazione su questo ha le mani legate, scrive il centro. E poi eh, la tragedia dell'hotel eh, Rigopiano Valentinetti, che, il, eh, che è l'arcivescovo di Pescarapenne, eh, non fatevi giustizia da soli, eh, queste le sue parole ali, eh, ai familiari delle vittime, non servono processi prima del tempo, lunedì ci sarà l'incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella, il 25 gennaio invece l'udienza dal eh, Papa e oggi a Farindola, l'omaggio a eh, Marinella Colangeli, una delle venti. 29 vittime. Intanto, per quanto riguarda l'inchiesta, c'è un nuovo esposto del Forum dell'Acqua Abruzzo. Gli ambientalisti chiedono di verificare l'operato della Regione su due aspetti: l'attuazione della legge regionale 72 del 1993 sulla protezione civile e la procedura di sdemanializzazione dell'area dove è stata costruita la spa, cioè l'Hotel Rigopiano. Proseguiamo con le pagine di Pescara, picchiò i poliziotti e fuggì ammanettato, preso dopo nove mesi, il giovane spacciatore era stato fermato a Città Sant'Angelo, accusato anche di aver tentato di uccidere un marocchino e poi la marineria in lutto è morta a 58 anni Antonio Fanesi. Passiamo ora eh, ad un'altra notizia da Pescara. Moretti lascia a De Carolis il porto. Il mio rimpianto, il cambio della guardia alla direzione marittima Abruzzo e Molise, Isole Tremiti, si chiude con un commosso grazie all'esperienza abruzzese del comandante. I problemi devono essere risolti in un'ottica di sistema e non di, eh, di campanile. Questo dice eh, Moretti. Eh, noi andiamo a vedere insieme il servizio. Io mi ritengo un privilegiato perché amo il mio lavoro e continuo ad amarlo con la stessa intensità che avevo quando l'ho iniziato a fare. E sono ulteriormente privilegiato perché eh, ho fatto il direttore marittimo nella mia terra d'adozione, l'Abruzzo, nella quale tornerò quando andrò in pensione, quando appenderò eh, le stellette al chiodo, anche se resteranno tatuate sulla pelle, e lo andrò a fare nelle Marche che è la mia terra natale. Quindi mi ritengo veramente privilegiato. Mi sono commosso perché, perché è un momento particolare, lasciare non tanto il lavoro quanto le esperienze umane che il lavoro ti ha consentito di avere, esperienze umane vissute con il mio personale che non finirò mai di ringraziare perché non soltanto mi ha seguito, ma mi ha anche supportato in tutti i momenti di difficoltà anche personale che ho avuto e avevo le, sapevo che avevo le spalle forti e che potevo, potevo andare avanti perché avevo la lo loro, lo loro spinta e il lo loro supporto. Allora va tutto il mio effetto, il mio ringraziamento e la mia riconoscenza per questa meravigliosa esperienza umana prima ancora che professionale vissuta insieme e sono convinto che ci sarà questa continuità nella conduzione, fermo restando che l'equipaggio rimane lo stesso, la continuità nella conduzione ci sarà perché Donate è un ragazzo di Cappa e Spada. Per il capitano di vascello De Carolis da oggi c'è il comando della Direzione Marittima Abruzzo Molise, Isole Tremiti, un ritorno a casa, possiamo dire comandante, un ritorno graditissimo. Questa è la terza volta che vengo in questo come ho detto nel discorso in questa terra forte e gentile Dopo aver comandato il porto di se è stato il primo comandante, il primo capo compartimento e aver trascorso anche un bellissimo periodo qui a Pescara in qualità di vicecomandante. Lei conosce bene la situazione, soprattutto del porto di Pescara? Beh, sì, la situazione la conosco, vedo con molto piacere che finalmente ci sono, ci sono delle opere molto importanti che, che spero possano far rivivere il porto di Pescara in una situazione che merita davvero, merita davvero. Le parole del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Vincenzo Melone ha detto un cambio nel segno della continuità. Guarda, deve essere così, eh, io non concepisco, il cambio deve essere nel segno della continuità perché bisogna costruire, mai distruggere, bisogna sempre andare avanti altrimenti c'è una diseconomia, andare indietro significa aver perso qualcosa e non bisogna mai perdere, bisogna sempre andare avanti, quindi la continuità. Come promesso vi ripropongo la pagina Abruzzo del Messaggero, il nodo delle candidature e la tela del centrodestra c'è anche la carta Meloni. Con la quarta gamba in campo comincia la corsa ai posti in lista. Tra i papabili sospiri Pagano Deramo e di Giuseppe Antonio, Fratelli d'Italia. Potrebbe schierare la leader. Definito l'assetto di Forza Italia, centristi al lavoro. Nel taglio basso invece la Carmesse dei 5 Stelle all'Aurum, l'attesa di Luigi Di Maio, Casaleggio Scalda, il Villaggio Russo. Andiamo sulla pagina di Pescara adesso, sempre sul Messaggero. Dopo Becci, l'incubo del commissario. Ennesima fumata nera al tavolo di Confindustria sul nome del presidente della Camera di Commercio di Chieti e Pescara. Sempre complicate le ipotesi di Marramiero e Angelucci. Intanto il Consiglio ha nominato ieri il collegio dei revisori. Eh, la convergenza potrebbe arrivare su Roberto Di Vincenzo, che ha guidato l'ente eh, teatino prima appunto della uh, fusione. Eh, il bilancio in sospeso suggerisce di stringere i tempi, i tempi in caso di paralisi le nomine si azzerano e tutti a casa nel taglio basso strada pendolo ciclabile da rifare Fiab Pescarabici scrive al eh, sindaco eh, Proseguiamo eh, con la lettura delle pagine di Pescara sul Messaggero. Morettice del Porto a De Carolis. Pescara nel cuore. Abbiamo già visto il eh, servizio. E ancora caccia alle nuove carte in regione. Parliamo ovviamente di Rigopiano. I carabinieri forestali tornano in azione, una coda nelle indagini. Dopo la serie di interrogatori degli indagati eh, prima di Natale, ricorderete, I PM Serpi e Papalia stringono i tempi per arrivare agli avvisi di conclusione. Altre posizioni critiche potrebbero saltare fuori. Appare ancora lunga la strada verso il dibattimento con molte difese interessate a puntare alla prescrizione. Poi rogo in una stalla: arsi vivi, 130 capi e tra pecore e agnelli. Si ipotizza l'origine dolosa a Montesilvano: tre auto distrutte intanto in o, officina. Torniamo sul quotidiano Il Centro e ehm, proseguiamo la lettura delle pagine di Pescara in arrivo 1,5 milioni per realizzare la palestra del eh, Galilei, questo è l'ok ok, al finanziamento per sistemare la sede di via Vespucci. Eh, abbiamo già visto sul messaggero rogodoloso stragi di animali nella stalla ad abbateggio, lo stazzo eh, del comune gestito da un pastore incendiato nella notte, vittime, pecore, capri, capre, vitelli e Maiali. Eh, poi eh, la pagina dell'area metropolitana, Francavilla, Stadio del Mare, al via il bando per la gestione. Eh, C'è tempo per presentare le domande al comune fino al 12 di febbraio. Si parte da una base di 18.000 euro per 5 anni che potranno essere rinnovati e poi nella pagina di Montesilvano il nodo Nuova Pescara fusione dei tre comuni Montesilvano decide il 24 mercoledì il consiglio per esprimere un parere sul progetto di legge regionale Pescara e Spoltore si riuniscono invece giovedì il centrodestra chiede un rinvio di eh, tre anni. Dal 29 gennaio, lavori di eh, sicurezza sismica al nido Lo Scoiattolo in via eh, Chiarini, sempre a, a Montesilvano e poi eh, tre auto a fuoco nella carrozzeria. Abbiamo già visto in precedenza l'incendio in via eh, Verrotti, le fiamme si sono sprigionate da una batteria. Per quanto riguarda i disabili gravi, vita indipendente, il bando per i fondi scade il 31 gennaio. Di gennaio. Nella pagina successiva, Villa Carmine la discarica sversa ancora nelle saline. De Santis, the Forum dell'Acqua, c'è il rischio di ricevere multe dall'Unione Europea la prossima settimana. Incontro in regione. Per la messa in sicurezza. Andiamo ancora avanti nella pagina dell'Alta Val Pescara: un, corteo, un corto scusate, degli studenti sui veleni della discarica. I ragazzi del Liceo Spaventa di Città Sant'Angelo nel sito inquinato di Bussi, drone e mascherina per girare il filmato che parteciperà ad un concorso nazionale. E poi a letto Manopello gli esperti insegnano come sconfiggere il gioco d'azzardo. Cioè la, ludo, eh, la ludopatia. Andiamo ad aprire adesso la pagina di Chieti e torniamo invece su una notizia che avevamo visto sul messaggero nell'apertura della pagina di Pescara. La Camera di Commercio in mano alla eh, Pagliarici, prima riunione tra i 32 consiglieri teatini e pescaresi dopo la scomparsa del presidente. Confindustria sceglierà il 33 membro, intanto un organo tecnico, traghetterà lente, orfano del presidente Becci che è scomparso il 6 di eh, gennaio eh, nel taglio basso ho vinto un milione ma mia, mia moglie non lo sa è un impiegato prossimo alla pensione il vincitore del superenalotto di Natale ora mi compro la casa queste le sue eh, parole eh, andiamo a vedere la pagina di eh, Chieti sul, eh, sul messaggero eccola qui L'apertura è dedicata alla cronaca se la dirimpettaia è una stalker, sputi minacce e dispetti ai vicini. Divieto di avvicinamento per una cinquantenne che perseguita una coppia con due figli, dovete andare via di qua, io vi ammazzo, gridava ogni volta che vedeva. La famiglia. I carabinieri denunciano anche un albanese che ossessiona una donna e il fratello o la mitragliatrice, questa la eh, minaccia. E poi eh, dice, ecco così ho bloccato l'uomo armato di macete al processo per tentata rapina, sentito il re delle sale giochi, ho, eh, ha raccontato attimi eh, drammatici. Passiamo adesso sulla pagina di Lanciano Vastortona, fiamme nel palazzo l'ombra del dolo, incendio nell'ascensore, il fumo invade tutto il condominio Cirulli, 5 intossicati in ospedale, 27 famiglie evacuate nella notte, a fuoco, carte, residui di lattina e plastica. Scatta l'inchiesta, il racconto shock hanno sfondato la porta, così sono salvo. Andiamo a vedere insieme il servizio su questa notizia. Sindaco, tutto è successo alle 3 della notte scorsa, un incendio all'interno del vano ascensore del condominio dove ci sono 27 famiglie e 5 studi. Che cosa è successo e che cosa ha potuto fare il comune finora? Abbiamo fatto tutto quello che era possibile attivando tutti gli strumenti in possesso dell'amministrazione comunale. Appena avuta notizia di questo incendio siamo arrivati sul posto dove abbiamo trovato già i carabinieri e i vigili del fuoco che stavano evacuando gli appartamenti per mettere in sicurezza i residenti. Noi da subito abbiamo attivato il COC, il centro operativo comunale con Croce Rossa, Protezione Civile, Vigili Urbani, Ufficio Tecnico del comune per appunto, affrontare nell'immediato questa emergenza. Abbiamo eh, subito aperto un locale della, del, del comune dove abbiamo appunto, ospitato eh, le persone evacuate, le famiglie evacuate eh, per cercare di rassicurarle innanzitutto e offrire loro anche qualcosa di caldo perché tutto è accaduto in piena notte e con, al freddo purtroppo. Le famiglie potranno rientrare già dalla, da questa notte oppure domani mattina. Per... Perché l'ARTA vi ha rassicurato sull'esito degli esami? L'ARTA non, non, non ha rassicurato, l'Arta ha, ha fatto oggi dei prelievi, quattro prelievi, eh, di cui conosceremo l'esito entro 24 ore perché questi sono i tempi tecnici. Noi abbiamo avuto la rassicurazione da parte dei Vigili del Fuoco che invece hanno eh, sottoscritto e dichiarato che lo stabile non presenta problematiche strutturali e potrebbe esserci un problema solamente di, di igiene eh, igienico-sanitario legate alla qualità dell'aria. Quindi attendiamo, attendiamo l'esito dell'Arta per prendere delle decisioni. Sempre sulla pagina della Provincia Tiatina sul Messaggero, consorsi sul COTIR scende la parola fine. I 27 dipendenti del centro di ricerca di Vasto hanno ricevuto le temute lettere di licenziamento e adesso si aspetta per una eventuale, eh, 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 su un eventuale possibile reimpiego di questi dipendenti. Andiamo eh, sulla eh, pagina dell'Aquila e siamo. Invece, sul quotidiano Il Centro, allarme e sicurezza, il Comune ferma cinque ascensori in ospedale. Sarà la polizia urbana a mettere i sigilli. Il provvedimento deciso per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata. La ehm, drastica decisione, dopo i controlli dell'organismo europeo che si occupa degli impianti di sollevamento, un mese fa il caso del paziente è deceduto dopo un blocco. E poi ancora aeroporto, convenzione in bidico, i sei dipendenti dell'Express, il sindaco pensi anche a noi, pubblicata la graduatoria post sisma in arrivo 100 sussidi, soldi e i lavoratori autonomi costretti a sospendere le attività. Nel taglio basso, neonata morta, sequestrata. La cartella clinica Pescasseroli, la procura di Avezzano procede per omicidio colposo, oggi sarà eseguita l'autopsia. Torniamo sul Messaggero, andiamo a vedere la pagina dell'acqua. Qui là il comune studia nuove regole per negozi, chioschi e deor, l'assessore Piccinini sta valutando il, una nuova normativa post-sisma, si punterà molto sul fare centro attirando esercenti nel cuore città, la giunta municipale intende rivoluzionare l'intero comparto con un bando che sia in grado di sviluppare il eh, settore. Andiamo avanti. Eh, Sempre dall'Aquila, corso il cantiere bloccato dai reperti. Appena iniziati i lavori per il tunnel dei sottoservizi sono stati fermati per il ritrovamento di antiche mura. L'impresa costruttrice ha messo in evidenza i resti perché la soprintendenza possa esaminarli al meglio. Si teme un lungo stop alle attività. Nel taglio basso, oggi eh, l'evento Pianeta Maldicenza la, fine, eh, la finale al parco. Per quanto riguarda il concorso d'arte, che vede la partecipazione di 12 lavori su 21 presentati, il vincitore sarà scelto da due eh, giurie. Andiamo nella pagina di Avezzano sul Mona, ritroviamo la notizia della neonata morta, è stata aperta l'inchiesta, la procura di Avezzano vuole fare luce sulla dinamica dei fatti e se prescrizioni e protocolli medici siano stati eseguiti correttamente. Sarà eseguita lunedì dall'anatomopatologo Cristian Dovidio l'autopsia sul corpo della piccola paziente deceduta nei giorni scorsi. Passiamo adesso alla pagina di Teramo e siamo sempre sul... Messaggero, città blindata per l'insediamento del nuovo vescovo Monsignor Leuzzi. Tenso struttura in piazza Martiri, dove ci sarà anche un maxischermo. Migliaia di fedeli in arrivo tra le autorità, annunciati anche Gianni ed Enrico Letta. Alle ore 15 l'arrivo in cattedrale, prima sarà al santuario di San Gabriele per incontrare i ragazzi. Andiamo a vedere insieme il servizio. Sarà un arrivo quasi da star, un red carpet immaginario che si snoderà lungo le vie del centro storico. Un evento spettacolare. Il nuovo vescovo di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, farà il suo ingresso trionfale nel capoluogo a Prutino nel pomeriggio di sabato 20 gennaio. Una città blindata per un prelato dal curriculum di tutto rispetto, nato a Trani, Monsignor Leuzzi è un medico, da sempre vissuto a Roma, delegato per la pastorale universitaria, per l'assistenza religiosa negli ospedali di Roma e cappellano della Camera dei Deputati. La prefettura annuncia la presenza di numerose autorità civili, religiose e militari. Si parla della venuta di Gianni Letta in persona e di altri parlamentari che assisteranno all'evento religioso in cattedrale dopo un saluto ufficiale che avverrà in piazza Martiri. Per l'occasione è stata montata un'imponente tenso struttura riservata a loro. Salta però il mercato del sabato mattina e questa decisione non è piaciuta ai commercianti. Questa cosa è stata decisa eh, qualche mese fa. Purtroppo certamente eh, si poteva come dire, prevedere l'arrivo del vescovo diciamo, di domenica, in maniera tale che... Una giornata festiva forse ci sarebbe stato anche un movimento diverso. Purtroppo si perde una giornata ma soprattutto la cosa più grave è che non si recupera questa giornata che poi in effetti è stata chiesta di, farla, di fare il mercato la domenica e purtroppo non è stata accettata. Il programma della cerimonia di insediamento del nuovo vescovo di Teramo prevede un incontro con i giovani nella mattinata di sabato al santuario di San Gabriele della Dolorata. L'arrivo alle 15 in città al santuario di Madonna delle Grazie, dove sarà accolto dai fedeli per proseguire il lungo corso cerulli fino alla chiesa di Sant'Antonio. Dopo il saluto con le autorità in piazza Martiri, Monsignor Leuzzi farà il suo ingresso in cattedrale. Affinché proprio tutti possano seguire l'evento in diretta, sono stati posizionati vari maxi schermi a servizio di cittadini e fedeli. Qualcuno potrebbe dire che i tempi sono cambiati. Certo, sono passati oltre duemila anni dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme seduto su un asinello. Sono tempi diversi, sì, ma è sempre una festa. Andiamo nella pagina della provincia teramana, Giulianova Roseto e Valvibrata. Tenta di forzare negozi a colpi di piccone. Il ladro ripreso dalle telecamere mentre scardina la porta del forno Orsini a Giulianova, puntando poi ad entrare nella libreria Ianni. Si pensa che si tratti della stessa banda che ha operato in via Nievo ai danni di una macelleria e di una pasticceria. Passiamo sul centro, la pagina di Teramo. Oggi l'arrivo del nuovo vescovo in cattedrale, non più di 600. 60 persone eh, è la misura di sicurezza più drastica tra le tante previste per la cerimonia. Per chi resta fuori ci sono, avete sentito, tre maxi schermi nel taglio basso. Uh, BNL è condannata a restituire 250.000 euro. Dopo sette anni, un farmacista teramano vince la battaglia in appello. Andiamo sulla uh, città e, e continuiamo la lettura delle notizie da uh, Teramo. Uh, benvenuto, a Monsignor Lorenzo Leuzzi. Oggi pomeriggio in città la cerimonia di insediamento. Abbiamo già visto, andiamo avanti, um, vacilla uh, l'accusa contro il brigadiere, spesa gratis grazie alle divise auto di servizio dai commercianti. Tanti. Non ricordo, eh, proseguiamo, in 559 superano la prova del concorsone dell'ASL pubblicata ieri la graduatoria degli ammessi dopo la preselezione di Pesaro per 50 posti da infermiere. Si parla poi della Piceno a Prutina, le nuove varianti sono tutte un problema, Pontevezzola, Garrano e, tra, eh, e Traversa di Campli, comitati e residenti chiedono di sistemare gli errori. In provincia ruba un'auto con 50.000 euro di materiali. Refurtiva recuperata dai carabinieri dopo un inseguimento e riconsegnata alla cometa Telecomunicazioni di Notaresco. E poi eh, droga chiusa alla discoteca Sixtine, Siamo a Martinsicuro. Ancora eh, ex tribunale, ancora zeppo di atti giudiziari a Giulianova dopo quattro anni dalla chiusura. I fascicoli sono ancora al loro posto. E poi a Roseto. Strisce blu sosta gratis la domenica in arrivo agevolazione anche per le zone a carattere artistico e ambientale. Eh, continuiamo con la pagina di Pineto Roseto a Tre Silvi, primari schierati a difesa dell'ospedale di altri. Comunicato congiunto dei responsabili contro le strumentalizzazioni sul eh, San Liberatore. Prima di passare alla pagina eh, dello sport sulla città andiamo invece sulla pagina dello sport del quotidiano Il Centro. Perché oggi. Eh, si gioca, si gioca Foggia Pescara, Zeman bene gli acquisti, ma avevo chiesto Mariani, la replica di Sebastiani, la mezzala del Lugano non rientra nei nostri pia eh, piani. Eh, queste le parole eh, del Boemo e di eh, Sebastiani. Alle 15 comunque si gioca in campo allo Zaccheria e il Pescara contro il Foggia, botta e risposta sul mercato fra l'allenatore e il eh, presidente. Noi andiamo ad ascoltare proprio Zeman. Vabbè, eh è normale, io sono contento di, di tornare, poi bisogna vedere la partita come va. Sarei più contento se si va a vincere, se si va a fare qualche punto contro una squadra che secondo me è una buona squadra, nel senso che gioca tanto, però c'è qualche amnesia dietro. Hanno fatto qualche acquisto importante. Vediamo come si inseriscono i nuovi. Secondo lei, il Foggia può risentire anche negativamente di tutti questi inverni? Vabbè, uno se lo augura, anche se non credo, nel senso che ha, ha, ha portato i giocatori importanti, a, lo fa come tutte le squadre, cercando di migliorare la squadra. Mm è vero che Foggia già giocato un calcio che lo giocano in pochi con nel senso tanto possesso più, più da Barcellona però mm. si devono rinforzare dietro e penso che Tonucci e Cranco gli danno aiuto io spero che non finiamo come abbiamo cominciato nel senso che eravamo troppi e spero che rimaniamo anche perché in, questo, in questa pausa per me si è lavorato bene proprio perché in campo eravamo i 20. Va bene, sono contento di quelli che sono arrivati. Ma lei serve un centrocampista. Ecco, completiamo la frase. Completiamo la frase che io, ripeto, vorrei la rosa. Con doppioni nei ruoli 11 e 11 fanno 22, più un difensore, un centrocampista, un attaccante perfetto. e sono 25. Perfetto. Sì, sì, perfetto. Attualmente siamo ancora tanti. Per dire, io ho chiesto un centrocampista più o meno con queste caratteristiche, cioè volevo capire un po' se era questo, la tipologia, il profilo oppure no? Per me il profilo è Mariani. Non, danno, no, non sempre cipolle si cipolle può avere tutto quello che chi chi un, uno davanti. chiede. Per Zema non sarà una partita come le altre, quella di questo pomeriggio. Emozioni allo Zaccheria, pronto il tributo al Boemo, i tifosi rossoneri celebrano l'allenatore del Fogge dei Miracoli degli anni 90, stroppa, mi alzerò per lui, allo stadio circa 14.000 spettatori e 500 saranno di Pescara. I precedenti sono dalla parte dei Satanelli, con l'ultima vittoria. Che risale per quanto riguarda il Pescara al 1958, due vittorie del Pescara in casa del Foggia, ma solo una allo Zaccheria e poi andiamo a vedere le probabili formazioni. Partita alle ore 15: arbitra sacchi di Macerata. Il Pescara con il consueto 4-3-3 Fiorillo in porta, mazzotta per lotta, coda e Crescenzi, la linea 4 di difesa. Brugman, Proietti e Valsania a centrocampo. Capone, Pettinari e Mancuso davanti. Queste dovrebbero essere le scelte di Zeman. Per quanto riguarda la formazione di Stroppa, 3-5-2, Guarna in porta, Loiacono, Iacono Tonucci e Camporesi, Camporese in difesa, Zambelli, Agnelli, Agazzi, Deli e Kragle a centrocampo, Mazzeo e Floriano. Davanti. Andiamo a vedere anche il titolo del messaggero sull'Abruzzo Sport per quanto riguarda la partita di questo pomeriggio. Zeman la scalata riparte dal Foggia, torna il campionato. Il Pescara oggi è lo Zaccheria firma anche Yamga La pausa contento solo sul piano fisico. Ludinese di Oddo vuole Zampano e c'è Fiamozzi. Queste le parole l'avete ascoltato Zeman. E poi, Altro rinforzo in attacco è Cernaz dal eh, River Plate. Per quanto riguarda invece il basket di A2 Norante dobbiamo salvare gli Sharks, altrimenti il club non varrà molto, i tifosi decideranno cosa fare della loro quota e torna Martinelli questi movimenti per quanto riguarda i Roseto Sharks. Andiamo nella pagina successiva sul Messaggero e troviamo il Teramo che gioca anche eh, questo pomeriggio c'è il Vicenza, l'avversario peggiore, dice il tecnico Asta, che andiamo ad ascoltare. Dopo un mese di pausa forzata torna in campo il Teramo. Lo farà domani sul terreno di gioco questo del Bonolis contro il Vicenza. Formazione veneta che viene da un periodo eh, societario davvero eh, incredibile, con il fallimento da una parte ma con la continuità nel campionato eh, dall'altra. Una gara ricca di insidie per i nomi tanti e ottimi che ha la formazione eh, veneta. La presenta così eh, Antonino Asta, il terzo tecnico del termo forse la peggiore squadra che potevamo affrontare, non c'è dubbio perché comunque almeno quello che, che, che si dice, arriveranno carichi, ha messo a posto più o meno, non è che sono interessi nostri o miei, però io devo sapere chi, chi affrontiamo e qual è quella la squadra, se questa squadra è una squadra forte già di per sé che puntava a obiettivi importanti già in inizio stagione, poi strada facendo se hanno avuto quei problemi, forse hanno perso un po' di punti dovuto anche, anche a questo però assolutamente affrontiamo il la... La miglior squadra in questo momento, sia sotto l'aspetto tecnico e anche soprattutto psicologico. Sul fronte Teramo sarà assente l'esterno, adesso Cristian Ventola al suo posto in difesa. Giocherà eh, Altobelli, importa continuità per Lewandowski al posto di Tomasz Calore. Vedrò domani Lewandowski, però magari in certe situazioni di gara, con avversari che giocano palla lunga, magari loro sono fisico davanti con Comi, Ferrari, cercano la palla, le palle in aria profonde, così lui ha attitudine a uscire un po' di più. Eh. Ma questo è anche periodo di mercato, è andato via Foggia, ne ha parlato così Asta in conferenza stampa. Era, era anche una, una situazione sua, cioè sua nostra, cioè una situazione è diventata un po' anche per lui cambiare aria, ecco, l'aveva capito anche lui, quindi ultimamente aveva reso meno e tutto, e quindi sì, ma in verità come lui e come anche altri ci aspettavamo molto di più. Via Foggia, il tecnico biancorosso si aspetta un uomo capace di essere letale nei 16 metri, eh, quelli che servono al Termo per trovare i gol decisivi alla rincorsa Salvezza. Più magari un giocatore ecco, d'area di rigore, sicuramente, però sai, oggi come oggi il giocatore, l'attaccante, un po' un giocatore completo, cerca di aiutare di, sia la squadra in fase difensiva, difendere palla e fare risalire la squadra. Però in entrambe le situazioni magari più un giocatore che è lì in area di rigore, la, la, la palla mezza e mezza riesca a lui a essere presente, ecco, magari su queste caratteristiche. Sempre sul fronte mercato è arrivato nelle ultime ore Marco Castagna dal Bari che sarà il vice Amadio. Potrebbe anche ricoprire altre, però in questo momento in quelle zone siamo, oh, siamo pieni, full, eh, perché De Grazia, Ilari, Varas, comunque Graziano che può fare tutte e due così. Giocatore di qualità davanti alla difesa, Mancino, e all'evenienza magari ci può dare anche una mano. Ma... Nel contesto di squadra è un 98, giovane, quindi insomma eh, lì ho anche esigenze di giocatori che finora mi hanno dato delle garanzie. Sul fronte formazione dunque tutto confermato, 4-3-2-1 il modulo che è stato scelto dall'allenatore, Altobelli e Sales ai lati con Caidi e Speranza al centro. Probabilmente De Grazia fuori dentro Varas insieme a Ilari e Amadio a centrocampo. E poi bacio Terracino e Tulli a supporto di Riccardo Barbuti. Eh, mi preoccupa tutto: di una squadra importante, di una squadra forte, di una squadra eh, che ha qualità. Eh, quindi, insomma, mi preoccupa l'avversario nella sua totalità. La serie D sul centro, il titolo eh, L'Aquila Miani convoca l'Assemblea dei Soci, lunedì o martedì ci incontreremo, intanto i rosso e blu domani in campo contro i Nero Stellati in questo derby. Derby anche a Giulianova, Francavilla all'assalto del San Nicolò, Iervese rilancia eh, Fofana per la partita odierna. Eh, su questa pagina troviamo la Pallavolo Donne, Passione, Tifo e Ambizione, quel ecco miracolo altino e poi... Andiamo avanti con la notizia del basket di A2, Norante sono tornato per rilanciare gli Sharks, poi per il calcio a 5 il caso doping del portiere Pescara calcio a 5, 4 anni di stop per Capozzo, fermo il massimo campionato per gli europei, oggi in campo la serie A2 con il Civitella Sicurezza. Nel taglio basso l'Ion Steramo ha colonie per il secondo posto per la palla a mano di Serie A e per la palla a nuoto di A2 all'Enaia, di arriva il Civitavecchia, esordio della femminile a Roma. Andiamo a completare la lettura dello sport sul Messaggero. Il volley di A2 lo Siecov a Brescia con chi ha giocato meno Ortona già salva. Si pensa già alla nuova pool a febbraio, e poi la Serie D con l'Aquila Miani. Adesso parte l'operazione Trasparenza e ancora il pallanuoto. Pescare oggi con Civitavecchia e domani tocca alle donne. BCC Vasto contro i Magic Chieti. Rivive l'area di derby per quanto riguarda il basket. Andiamo anche sulla città, nella pagina dello sport. Troviamo il Teramo Match point Teramo per inguaiare. Il eh, Vicenza e questo il titolo, eh, da battere una squadra pericolante presto penalizzata. Asta però eh, mantiene la guardia alta e dice l'avversario peggiore. Andiamo a vederlo proprio l'avversario, prima favorito, ora fallita ma ancora in vita. La strana stagione del eh, Vicenza. Andiamo al basket, il Teramo, domani c'è Senigallia al Palasca. Alla vigilia parla il play guardia argentino Musso, vincere per rimanere nelle zone alte della classifica. È davvero tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.